Primo esercizio, blocco di 3 kg di ghiaccio a meno 10 gradi centigradi, da trasformare tutto in vapore a 150 gradi centigradi. C'è da disegnare l'intero grafico a gradini, calore e temperatura e riconoscere sul grafico i punti A e B corrispondenti allo stato iniziale e allo stato finale e calcolare il calore necessario da somministrare in totale per trasformare il ghiaccio in vapore a 150 gradi. Questo è il grafico calore-temperatura con i tre riscaldamenti, il riscaldamento del ghiaccio, il riscaldamento dell'acqua liquida e del vapore e i due passaggi di stato o cambiamenti di stato, quindi la fusione e la vaporizzazione. All'inizio abbiamo il ghiaccio a meno 10 gradi e lo stato è rappresentato da questo punto A. Alla fine abbiamo tutto vapore a 150 gradi, punto F. Il calore in totale da somministrare è tutto questo tratto dell'asse orizzontale che riporta appunto il calore in kJ a partire dal punto A, quindi da qui, fino al punto F, quindi qua giù. Per calcolare questo calore dobbiamo calcolare 5 somministrazioni di calore successive. Prima per riscaldare il ghiaccio a 0 gradi, Q a B, poi per farlo fondere completamente, quindi Q da B a C, questo tratto. Ora che abbiamo tutta acqua liquida bisogna portarla a 100 gradi, quindi calore da C a D, è un riscaldamento. Poi il calore da D ad E, che sarebbe la vaporizzazione completa dell'acqua. E poi l'ultima somministrazione è per riscaldare il vapore da 100 a 150 gradi, Q e F. E poi dobbiamo sommarli tutti, questi contributi. Cominciamo con la prima somministrazione da A a B. Usiamo la formula del riscaldamento, calore specifico, massa, delta T. Calore specifico del ghiaccio è questo valore qua, vuol dire che servono 2,04 kJ per riscaldare un chilo di ghiaccio di un grado. Ma noi abbiamo 3 kg e dobbiamo riscaldarlo di 10 gradi, da meno 10 a 0. Il risultato è 61 kJ circa. Passiamo al tratto BC, che è la fusione completa. Utilizziamo la formula del calore latente di fusione che va moltiplicato per la massa di ghiaccio. Troviamo i valori sempre in internet oppure sulla tabella del libro. Il calore latente di fusione del ghiaccio è 333 kJ al chilo, vuol dire che per fondere un chilo di ghiaccio che già si trova a 0 gradi è necessario somministrargli 333 kJ di calore, ma noi abbiamo 3 kg, quindi dobbiamo moltiplicare per 3, quindi 999 kJ. Terza fase, CD, dobbiamo riscaldare l'acqua liquida di 100 gradi, da 0 a 100 gradi. Quindi formula del riscaldamento, calore specifico stavolta dell'acqua liquida, che non è lo stesso del ghiaccio. È circa il doppio, il ghiaccio era 204 kJ per ogni chilo e per ogni grado, questo è 4,186. Poi dobbiamo moltiplicare per 3 kg e per 100 gradi di riscaldamento. Risultato 1256 kJ. Siamo arrivati allo stato D, dobbiamo adesso vaporizzare tutta quest'acqua liquida a 100 gradi e farla diventare vapore. Di nuovo usiamo la formula del cambiamento di stato, la vaporizzazione, il calore latente di vaporizzazione è questo valore. Vuol dire che servono 2256 kJ per vaporizzare un chilo d'acqua liquida che già si trova a 100 gradi. Ma noi abbiamo 3 kg d'acqua, quindi in totale abbiamo questo calore da somministrare. Notiamo anche che il calore latente di vaporizzazione è molto più grande del calore latente di fusione. Questo perché è più difficile vaporizzare una sostanza, o almeno è così per l'acqua, piuttosto che fonderla. Infine l'ultimo tratto, il calore che serve per riscaldare il vapore da 100 gradi a 150. Quindi è un riscaldamento di 50 gradi. Usiamo quindi di nuovo la formula del riscaldamento, calore specifico stavolta del vapore d'acqua per massa per il riscaldamento di 50 gradi, quindi per 3 kg 50 gradi. Il calore specifico del vapore d'acqua è simile a quello del ghiaccio, è diverso ma è più o meno è simile, 1,94 kJ su kilo Kelvin, vuol dire che servono 1,94 kJ per riscaldare di un grado un chilo di vapore d'acqua. Risultato 291 kJ. Questi valori forse qualcuno potrebbe essere anche sbagliato, ho fatto i calcoli un po' di fretta, non li ho ricontrollati. Comunque adesso che abbiamo tutti questi valori di calore li dobbiamo sommare. Questo è il calore totale che sono 9375 kJ. Se vogliamo portare
il valore in chilocalorie, dobbiamo dividere per 4,186. Questo perché una caloria sono 4,186 joule. Il risultato è 2240 chilocalorie e graficamente rappresenta la somma di tutti questi contributi di calore, tutte queste somministrazioni. Il risultato riportato qua era un po' diverso, non so bene perché, dovrei ricontrollare i calcoli. Comunque il procedimento è corretto.